meraviglia e la bellezza delle nostre ragazze. Quindi facciamo un grande applauso a coloro che ci ospitano e andiamo a scoprire allora chi sono queste persone che ci ospitano. Un particolare ringraziamento lo facciamo innanzitutto ai titolari di Villa Bianco, quindi a Cristina Mazzetto, ma poi un ringraziamento grandissimo lo dobbiamo fare a chi? A Vittorio Malfarà, il titolare della Locanda dell'Angelo, che questa sera ci ha permesso di assaggiare queste splendide bontà. Penso che abbiate assaggiato tutti il buffet prima della nostra serata, e poi naturalmente per questa grande collaborazione e inaugurazione che si svolgerà appunto questa sera tra la Locanda dell'Angelo e Villa Bianco. Come sapete, il sodalizio comunque tra la Locanda dell'Angelo e il gruppo Azzurro di Asti di Bruna Paino e Nunzio Giuliana va avanti da tantissimi anni. Abbiamo fatto tantissime selezioni insieme a Vittorio, quindi questo è solo, diciamo, un altro tassello della grande amicizia che ci lega a Vittorio. Noi speriamo quindi con la nostra selezione di fare un grandissimo in bocca al lupo a Villa Bianco e alla Locanda dell'Angelo, che questa collaborazione possa portare a dei frutti sicuramente bellissimi. E come sapete, questa è una location particolare, non solo perché questa sera faremo la nostra selezione, ma una location particolare perché qua si ambienteranno tantissimi matrimoni da favola. E beh, allora, parlando di matrimoni, cosa ci viene in mente? Un giorno fantastico, un sogno bellissimo, ma soprattutto l'abito bianco delle nostre spose. Sapete che Vittorio Malfarà con la Locanda dell'Angelo ha una collaborazione anche storica con il negozio L'Orchidea di Marisa Baratta e il figlio Maurizio, perché collaborano da tantissimi anni. Molte spose, anzi quasi tutte le spose che si sposano da Vittorio vestono L'Orchidea, e allora questa sera in questa magnifica scalinata direi che non potevano mancare le spose. Allora abbiamo scelto 7 stelle, visto che oggi è proprio la notte di San Lorenzo, il cielo è un po' coperto e non ci permette di vedere le stelle cadenti, ma avremo le stelle in passerella. 7 delle nostre fasce nazionali degli anni passati questa sera saranno vestite proprio dall'Orchidea spose. Allora io vi lascio in compagnia di questo meraviglioso spettacolo. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting love. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every holiday day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar.
say, to say, to the open arms, coming home, pray for me. Alessandro Tallaro, responsabile commerciale. Buonasera.
Ricordiamo alla nostra giuria, ma anche al nostro pubblico, che vedremo sfilare le ragazze due volte in passerella. La prima volta con un abito da sera, quindi la giuria avrà modo di valutare l'eleganza e il portamento delle nostre ragazze. Dopodiché le vedremo con il costume istituzionale del concorso e costumi sabbiolina, e a quel punto la giuria valuterà l'effettiva bellezza fisica delle nostre ragazze. A questo punto, cari giurati, se voi siete pronti, se il nostro pubblico è pronto, le ragazze lo sono sicuramente, io direi di entrare insieme nel vivo della nostra serata e accogliere con un applauso le nostre prime tre concorrenti. Partiamo con la miss numero 1, Francesca Canali. Francesca, 23 anni, segno zodiacale della Vergine. Raimonda Asma. Raimonda, 26 anni, segno zodiacale dei Gemelli. Federica Ferro. Federica, 26 anni, segno zodiacale dei Gemelli. Samuela, 16 anni, segno zodiacale dell'Ariete. Proseguiamo con la concorrente numero 5, Nadia Nebbiolo. Nadia, 16 anni, segno zodiacale dell'Ariete. Con il numero 6, zodiacale del Cancro. Becca Fortunato. Rebecca, 16 anni, segno zodiacale dei Pesci. Con il numero 8, Irene Caneva.
il segno zodiacale dei pesci. Con il numero 9. Santina ha 18 anni, segno zodiacale della Bilancia. Cliente numero 10, Francesca Alcaro. Francesca ha 25 anni, segno zodiacale del Toro. E noi salviamo la concorrente numero 12, Mayra Miranda. Era 18 anni, segno zodiacale dell'Ariete. Concorrente numero 13, Marina Verrutti. Marina, 16 anni, segno zodiacale dello Scorpione. Con il numero 14, Barbara Aires. Segno zodiacale dell'Acquario. Concorrente numero 16 anni, segno zodiacale dello Scorpione. E con lei abbiamo terminato il nostro primo giro, quindi la nostra giuria si è già fatta un'idea generale delle nostre ragazze valutando il portamento e l'eleganza. E altra damigella d'onore del 2013, Roxana Monteanu. Ragazza Viso TV, Jessica Borraccino. Era invece
invece il 2011 quando Beatrice Fox ha vinto il titolo di Ragazza Furbetta Italia. Conquista la Bella d'Italia delle Nevi 2014, eletta quindi proprio quest'inverno a Montecampione, Erika Bruna. Io ne approfitto per raccontarvi due cose sul nostro concorso. Erika appunto ha vinto il titolo invernale della Bella d'Italia delle Nevi. Il nostro concorso si divide in due edizioni, estiva e invernale, e adesso infatti le nostre selezioni sono proprio per l'edizione estiva che si terrà nel mese di settembre nella regione, splendida regione della Calabria. Lì avremo l'elezione della Bella d'Italia 2014. Il titolo della Bella d'Italia poi verrà assegnato, ovvio noi concorriamo sempre per vincere il titolo più ambito, ci è già riuscito per ben due volte sia nell'edizione estiva che nell'edizione invernale, ma ovviamente ci sono tante altre fasce che vengono assegnate, ci sono ben 130 ragazze che parteciperanno, saranno 12 le fasce assegnate, tra cui anche quella di Miss Furbetta dedicata alle ragazze più giovani e anche quella della Bella d'Italia Over dedicata invece alle ragazze un po' più grandi. Benissimo, noi dopo aver conosciuto le nostre madrine, che poi sono state appunto anche le nostre modelle iniziali, siamo pronti per ricominciare il nostro giro e vedere sfilare le ragazze in costume da bagno, questa volta costume istituzionale del concorso offerto dal nostro sponsor Sabbiolina. E a questo punto, cari giurati, siete nuovamente chiamati in causa, penna alla mano, perché andrete a valutare l'effettiva bellezza fisica delle nostre ragazze. Vi ricordo che la fascia in palio permetterà alla ragazza di accedere alle prefinali nazionali a settembre a Scalea. E allora, ricominciamo il giro, se le nostre ragazze sono pronte, invitiamo nuovamente le prime tre miss sulla nostra passerella. Cosa dici? Io ti amo e tu lo sai. Ma mi chiedo come. Con il numero 1, Francesca Canali. A restare dove stai senza alzarti mai. Cosa dici? Io ti amo e tu lo sai. Ma mi chiedo come fai. Bello sentire. A restare dove stai mai. Neanche siamo in spiaggia che tu già ti sei sdraiata. Guardi il Francesca è una ballerina di latinoamericano, il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una brava mamma. Il sole ti ha già stregata, al sole sto male, ci vuole una passeggiata. Con il numero 2, Raimonda Asma. La spiaggia affollata, scotta, la sabbia scotta e arroventata. Mamma mia che giornata. Io ti amo e mi chiedo come fai. Ha preso la facoltà di scienze dell'educazione, il suo sogno è quello di diventare un'imprenditrice. Profumo di salsa di me, sentirò per estate, quando il viso tuo nerissimo. Con il numero 3, Federica Ferro. Questi giorni arrivano. Federica lavora come hostess e sogna di diventare una fotomodella famosa. Per ore al sole senza alzarti mai. Basta la fammi stressa, vado a prendere una bibi. Con il numero 4, Samuela Marco. Niente particole sul mare, sì ma l'acqua è fredda. Odio il sale, tira la pelle. Samuela è una studentessa
dall'Istituto Tecnico Commerciale, il suo sogno nel cassetto è quello di poter viaggiare per il mondo. Certezza basta, non ti do più retta, ragazzissima, ti amo e tu lo sai. Con il numero 5, Nadia Nebbiolo. Così bello sognare, stare dove stai, abbracciato per ore al sole. Nadia, una studentessa di moda, sogna di diventare una brava cantante. Con il numero 6, Angela Isuffi. Angela è una studentessa al liceo delle scienze umane e sogna di diventare una brava poliziotta. All'Istituto Tecnico di Biotecnologie sogna di diventare una campionessa di equitazione. Miss numero 8, Irene Caneva. Irene è una studentessa di ragioneria e suo sogno è quello di poter viaggiare per conoscere nuovi paesi. Con il numero 9, Santina Marcu. Santina è una studentessa di economia aziendale e sogna di diventare avvocato. Ricordo alla nostra giuria che Santina ha già in mano il titolo regionale della Bella d'Italia, perciò questa sera parteciperà solamente per l'elezione di Miss Villabianco e ragazza Teleton. Francesca è una grafica pubblicitaria e sogna di poter trovare un lavoro che finalmente la paghi. Con il numero 12, Maira Miranda. Di informatica sogna di diventare infatti una brava ingegnere informatico. Con il numero 13, Marina Berruti. Sogna di diventare una hostess di volo. Anche lei ha già il titolo regionale, per cui concorre solo per le fasce non ufficiali del concorso. Proseguiamo con la miss numero 14, Barbara Ein. Barbara è una studentessa del liceo scientifico, sogna di diventare un medico. Ed infine con il numero 15, Sofia Nuzzo. Hey,
studentessa del liceo scientifico sogna di diventare una nutrizionista. Questo secondo giro, per tanto breve, verranno ritirate le schede dai nostri giurati. Penso che Nunzio Giuliana passerà tra pochissimo a ritirare le schede, di modo che potremo effettuare i conteggi e scoprire al termine della nostra serata insieme chi avrà vinto questo titolo. Devo sviluppare una grande passione che nutre fin da piccola, che è la passione per la danza del ventre, e questo, il titolo della Bella d'Europa, l'ha portata proprio in giro non solo per l'Italia ma anche per l'Europa a potersi esibire e mostrare la propria arte. Sicuramente la danza del ventre ci ricorda Grazia, un ambiente molto sofisticato e particolare. Bene, in questa splendida cornice, su questa splendida scalinata, non poteva mancare con noi Andrada Marina. Bravissima come sempre la nostra Andrada, ci ha fatto sognare, ci ha portato in questa magica atmosfera. Ormai ballerina affermata di danza del ventre, complimenti ancora. Non ti faccio domande perché so che hai sempre il fiatone dopo le tue performance. Bravissima. E invece, parlando di talenti emergenti, l'abbiamo sentita prima con l'Alleluia. Adesso abbiamo ancora un momento insieme a lei. Vi raccontavo appunto prima che ha soli 14 anni, viene da Vibo Valentia ed è studentessa nell'Accademia Musicale di Cosenza. Ha partecipato a vari concorsi, ha vinto anche tanti premi e borse di studio, ha partecipato a un concorso con Silvia Mezzanotte e ha partecipato alla prima edizione dell'Italia Music Festival a Roma. È qua con noi da pochi giorni perché è venuta ad Asti per il Canta Napoli il 26 luglio e ha deciso di restare qualche giorno in compagnia delle ragazze della Bella d'Italia per accompagnarle nella loro avventura. Io intanto la chiamerei già sulla nostra scalinata, eccola qua, Alessia Stambe, facciamole un grande applauso. Vieni, vieni Alessia, raggiungiamo il centro della nostra scalinata. Eccoci qua, allora,
tanti concorsi, quindi noi speriamo che la tua voce un giorno possa prendere il volo e vederti anche magari a Sanremo o essere poi una delle grandi voci italiane come la canzone che tra poco interpreterai. Si cimenterà in una canzone davvero difficile, una delle mie canzoni, devo dire, preferite, anche una delle mie cantanti preferite, perché la voce di Alessia adesso ci racconterà di Mia Martini, Minuetto. Pensieri vanno e vengono, la
Bravissima davvero Alessia, complimenti, perché non è facile interpretare un artista come Mia Martini. Poi hai scelto proprio Mia Martini, che è anche il concorso, l'altro concorso, il concorso del Canoro, che segue sempre il Gruppo Azzurro, perché sai che il Gruppo Azzurro si diverte con due concorsi, la Bella d'Italia per quanto riguarda la bellezza e la passerella delle Miss, e invece Una Voce per Mia Martini. Noi ti aspettiamo anche per le selezioni di Una Voce per Mia Martini, va bene? Grazie, ciao! Benissimo, e allora dopo alla moda, il nostro sponsor nazionale di costumi da bagno che veste le nostre Miss, Sabbiolina, ha deciso di far sperimentare alle ragazze della Bella d'Italia l'ebbrezza della vera passerella, e quindi ci ha proposto quest'estate di far sfilare le nostre ragazze proprio con la collezione estiva dei costumi Sabbiolina. Indossati dalle ragazze della Bella d'Italia, i costumi Sabbiolina estate 2014. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te, abbronzatissima. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia.
delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, viu? Nossa, nossa, assim você me mata. Te pego, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, nossa. Thank you.
riescono a vedere le stelle, le nostre stelle della bella d'Italia, accompagnate da Piero che adesso aprirà la bottiglia e quindi simbolicamente inaugureremo ufficialmente la collaborazione tra Villa Bianco e la Locanda dell'Angelo. Questa splendida serata insieme e quindi un grande in bocca al lupo a Vittorio e Cristina per questa collaborazione insieme. Benissimo, Piero, per noi rimane la bottiglia allora, niente bicchiere, per noi la bottiglia. Brindisi con le stelle della bella d'Italia. Siamo a Sabbiolina per questi splendidi costumi che abbiamo visto sfilare in passerella. Accompagnate dalle note dei nostri DJ Magic Crazy Sound, che ringraziamo per l'audio e il service luci di questa sera, le nostre ragazze vengono accompagnate dall'applauso del pubblico e le congediamo dietro le quinte. Podio di moto mondiale, no? C'è stato, quindi sono state lavate letteralmente le nostre stelle. E un applauso naturalmente anche a tutte le ragazze che hanno partecipato a questa selezione, perché tra pochissimo scopriremo le due vincitrici per il Piemonte e la fascia per la Valle d'Aosta, vincitrici della nostra selezione. Dicevamo appunto prima che la Bella d'Italia è un trampolino di lancio per le ragazze che hanno talento non solo nella danza, quindi come è capitato alla nostra splendida Bella d'Europa Andrada Marina, ma anche per le ragazze che concorrono quest'anno e che hanno piacere di mettere alla prova la loro voce. Questo è il caso di una delle ragazze che ha sfilato oggi, la facciamo cantare adesso proprio perché la giuria ha già ultimato i conteggi, anzi in realtà io ho già i veri risultati qua nella cartellina. Quindi possiamo farla cantare in modo che si possa esibire ed essere conosciuta anche dal nostro pubblico. Anche lei si cimenta in una canzone particolarmente difficile, perché questa cantante ha delle note davvero particolari. Sulle note di Arisa La Notte, Nadia Nebbiolo. Mangiare, ma c'è il dolore che si...
vincitori né vinti, se c'è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. Ma quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, se c'è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Per la sua splendida voce. Siamo addirittura di arrivo per le nostre premiazioni e allora un'ultima passerella d'obbligo va fatta per le nostre madrine, accompagnate dal vostro applauso. Le rivediamo sfilare insieme, questa volta con l'abito elegante, quindi da vere e proprie madrine della nostra serata, da vere e proprie reginette di bellezza. E allora rivediamo insieme la bella d'Europa, Andrada Marina, stata negli abiti da sposa e naturalmente nella sfilata dei costumi come le nostre altre. Noemi Ventura, Damigella 2013. Come di vacanza dopo un anno di lavoro. Possiamo accompagnare i nostri amici con un applauso, eh? Non c'è niente. Bella come gioia prima, per prima. Altra Damigella 2013, Roxana Monteanu. Dolce mango, dura come snot, mentre da lontani stai come cuore. Jessica Borracino, ragazza Viso TV 2010. Come una mattina d'acqua cristalli, come una finestra che mi dà con il mare, un braccio confino, come un passaporto sulla foto di un bambino, bella come un ponte, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana, come la fortuna gioia, come la mia nonna in una foto da ragazzo, come una poesia, come la realtà che incontra la mia fantasia. Ed infine la bella d'Italia delle Nevi 2014, Erika Bruna. Bella,
destino, mentre da lontani stai come vorrei, loro tutto il giorno, e tutto il giorno penso a te, e quando il pane fonora. Le nostre miss si schierano adesso sulla nostra passerella, saranno 9 le fasce che andremo ad assegnare questa sera, 2 quelle che daranno la possibilità alle vincitrici di accedere alle prefinali nazionali. Forte come un fio, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella, gioia primitiva, vista per prima, vita piena, giorni e ore, batti cuore, ma eccole qua tutte schierate, come vedete due delle nostre ragazze hanno già il titolo regionale, per cui loro concorrono solo per le fasce non ufficiali del concorso. E in questa magnifica cornice chi manca? Manca solo lei, l'artefice delle nostre coreografie, e non si arrabbia, quindi non lo dico, fate finta di non aver sentito, Bruna Vaino del gruppo Azzurro. Guarda che scenografia, guarda, volevi un uomo? Vittorio, vieni a prendere Bruna che vuole fare la scalinata. Hai visto? Ma ci fermiamo qua, guarda, guarda che bello, guarda che bello, vero? Non te l'hanno dato il microfono perché non vogliono farti parlare questa sera. Devo dire solamente grazie. Anni fa ho conosciuto la famiglia Malfarà, è aumentata molto, quindi gli faccio gli auguri. E ora ho conosciuto anche la signora Cristina e il consorte, faccio gli auguri anche a loro, vi dico grazie di tutto, ma soprattutto un applauso alle ragazze, ai genitori delle ragazze che sempre me le portano. Chi non vincerà questa sera, prossima al 24 a Scandelluzza. Poi dirai tu le date. E la scalinata chi la deve fare? Valentina Marfulli. Io l'ho già fatto tutta la sera la scalinata. No, vuoi proprio una scalinata davanti alla giuria. Lei è stata, come dico sempre, una mia ragazza di Miss Italia, poi presentatrice sfilate di moda, ora è laureata, capoarea della Morellato Gioielli. Ce l'abbiamo un pochino meno, grazie, ma per questa splendida location che è Villa Bianco, ha voluto portare la sua presenza, la sua bellezza e la sua bravura. Grazie Valentina. No, grazie a te Bruna, non solo, grazie appunto, come dicevi tu, a coloro che ci ospitano questa sera in questa magnifica location, proprio da Miss. E il contorno naturalmente l'ha dato l'orchidea sposa, con questi bellissimi abiti che questa sera nella notte di San Lorenzo, come forse hai già detto tu, mi sono commossa perché ho visto tante stelle, le abbiamo tutte qui, le abbiamo prese e le abbiamo portate giù alla locanda dell'Angelo perché il perno è lì e quindi qui a Villa Bianco. Grazie di tutto ragazze, grazie ancora. Ok, facciamo un capello. Bruna, guarda, se resti qua invece, no? Chiamiamo un secondo invece la nostra ospite, la ragazza, la nostra cantante, Alessia Stambe, la chiamiamo qua per l'ultimo saluto al nostro pubblico. So che c'è un piccolo pensiero per te da parte del gruppo Azzurro di Asti, quindi Bruna è andata su a recuperarlo, verranno poi le nostre madrine della serata a portartelo. Grazie ancora per essere stata qua con noi e come dicevamo prima, l'augurio più grande è che la tua voce possa fare strada, quindi possa essere poi una grande voce italiana. No? Dove è finito il regalo? trovato, perfetto. Eccolo qua, guarda, un pensiero per te in segno di ringraziamento da parte del gruppo Azzurro. Grazie. Ricordiamo giovanissima, 14 anni, pensate. Grazie Alessia. Allora, care ragazze, le nostre damigelle sono pronte con le fasce. Direi che possiamo procedere con la premiazione. I ringraziamenti sono stati fatti, abbiamo fatto anche ringraziamenti al nostro service di questa sera. Ricordiamo Magic Crazy Sound che ci segue sempre durante le nostre selezioni. E allora partiamo dalla fascia di ragazza Santero Vini.
Beh, parlando di vino, io farei venire Piero qua, visto che questa sera è stato il protagonista dei nostri vini. Il capocameriere Piero, dove è finito? Eccolo là. Ti facciamo anche premere una missa, hai visto? Non ti mettiamo in difficoltà, non ti preoccupare, te lo diciamo noi che devi darla. Allora, vince il 13, Marina Berruti. Riceve i premi naturalmente da parte non solo del gruppo Azzurro ma degli sponsor nazionali del concorso. Proseguiamo con la fascia di ragazza Teleton. Naturalmente vamo in giuria questa sera al delegato Teleton se ci vuole venire ad aiutare con questa premiazione. Davide Lingua, non solo delegato Telecom, ma anche regista pubblicitario. Buonasera. Fascia e premi per la nostra Miss. Vince il titolo di ragazza Telecom con il numero 7, Rebecca Fortunato. Della Miss e poi naturalmente voto insieme al nostro componente della giuria di questa serata. Riceve i premi e naturalmente passerella per Rebecca Fortunato, ragazza Teleton. Fascia di Miss Villa Bianco, quindi una villa splendida che ci ospita. Naturalmente chiamiamo Cristina Mazzetto accompagnata da Vittorio Malfarà in questa premiazione. Valentina, vuoi venire anche tu? Che ti vedo lì trepidante, perché sei mia omonima, allora godi di questo privilegio. Ecco qua la fascia. Beh, naturalmente segno di collaborazione. Chi la facciamo indossare? A Cristina? Perfetto. A Valentina, la piccola di casa. Allora, vince il titolo di Miss... Ti aspettiamo tra qualche anno, Valentina, la promessa ce la siamo già fatta dietro le quinte noi. Prego, la foto avete fatta insieme, eh? Le facciamo poi dopo. Scosto fuori. Benissimo. Prego, Santina, passerella per te. Fascia di della Bella d'Italia Futura, se non erro, giusto? Abbiamo quella? Perfetto. Ci aiuterà con questa premiazione un altro componente della nostra giuria, la signora Paola Scivittaro. Arriva la fascia e arrivano i premi. Ecco qua i premi offerti dagli sponsor del concorso. Vince il titolo della Bella d'Italia Futura con il numero 16, Sofia Nuzzo. Ricordiamo che il titolo della Bella d'Italia Futura è assegnato alle ragazze, alle giovani. Altissima, è piccola d'età ma è alta. L'hanno annaffiata bene quando era piccolina. Sofia riceve anche i premi.
aiuterà un altro componente della giuria, Alessandro Tallaro, con questa premiazione. Eccoci qua. Buonasera. Vince il titolo di Ragazza Gold con il numero 2, Raimonda Asma. Voto naturalmente insieme al nostro giurato e poi arrivano i... Ragazza Viso TV. Questa premiazione ci aiuterà un altro componente della nostra giuria, Michelle Como. Buonasera. Eccoci qua, fascia e premi. Vince il titolo di Ragazza Viso TV con il numero 4, Samuela Marcu. Give it to me, I'm gonna give it right back. Time for night, get too high. Everybody do it right. 1, 2, 3, 4, and 5. We can do a little bump and grind. 6, 7, 8 and 9. I just want you for my night. I just want you for my night. Mie passerella. Ragazza prima pagina. E beh, parlando di prima pagina, chi ci può aiutare? Il giornalista, per forza, Mario Giunipero con noi. Ecco la fascia che arriva, i premi. Buonasera. Eccoci qua. La fascia, chi la consegniamo? Andiamoci di qua. Ok, vince il titolo di Ragazza prima pagina con il numero 14, Barbara Aires. Allora facciamo indossare la fascia alla nostra miss. Perfetto. Voto di rito. Del podio, le due belle d'Italia, perché vedremo la bella d'Italia per la Valle d'Aosta e la bella d'Italia per il Piemonte. Allora partiamo dalla Valle d'Aosta, bella d'Italia Valle d'Aosta, giusto? Arriva la fascia, coroncina e premi per la nostra vincitrice. Cristina, vuoi aiutarci con questa premiazione? Ti richiamiamo nuovamente qua. Ricordiamo che per questa vincitrice prefinale nazionale a Scalea. Gioiello per la nostra vincitrice regionale. Vince il titolo di Bella d'Italia Valle d'Aosta con il numero 12, Maira Miranda. Allora facciamo indossare il gioiello per la nostra vincitrice regionale, fascia e naturalmente i premi. Ricordiamo che per lei prefinali nazionali a Scalea a settembre, quindi
tra circa, tra meno di un mese, anzi, le nostre ragazze partiranno proprio alla volta di Scalea. Le ragazze poi accederanno alla finalissima per i 12 titoli nazionali in palio. Italia da assegnare, quella dedicata alla regione Piemonte. Vittorio, il gioiello offerto da Blue Spirit e la fascia della nostra bella d'Italia. Naturalmente noi vi diamo appuntamento alle prossime selezioni, tra l'altro Scandaluzza e il 4 di settembre, la finalissima faremo alla Locanda dell'Angelo, quindi vi aspettiamo. E poi abbiamo ancora delle selezioni intermedie, giusto? Contarvi ai clienti, mi picchia. Allora, al 28, tutti a Cortazzone, logicamente dopo essere passati di qui o dalla Locanda dell'Angelo, Poi al 30 all'Astroten, dove insomma faremo la prefinale e la gran finale, dove con una magnifica sfilata sulle 500 prasti, tutte rigorosamente con la nuova divisa, tutti alla Locanda dell'Angelo alla finale, e poi tutti al 6 in comune dal sindaco, e poi tutti per Scalea, dove spero, ma dubito, di riposarmi. Ok? Benissimo, grazie di tutto e arrivederci alla prossima. Allora, ci siamo, eh? Gioiello, borsa, premi e naturalmente coroncina. Vince il titolo della Bella d'Italia Piemonte con il numero 8, Irene Caneva. Il valore di 200 euro per la nostra vincitrice regionale. Adesso faremo fare a lei la passerella. Partecipato a questa selezione, ricordando loro e anche a voi che queste selezioni accumulano punti per arrivare poi alla finalissima. Dobbiamo proprio chiamarlo? Dobbiamo proprio chiamarlo. Nunzio, ma dov'è? Dov'è? Io non so dove sia Nunzio. È sparito, è in piscina, dentro la piscina. Dov'è? È lì. Nunzio, vieni, vogliono anche te. Oh, eccolo qua, che Nunzio, così il quadro è completo. Hai anche i bodyguard. Adesso per la foto finale, la titolare Cristina, se ci vuole anche raggiungere. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata. Se Pablo ci tiene ancora un po' di musica, facciamo anche un po' di festa magari, no? Finale, tutti insieme, manca Laura. Laura Manfarà, dove sei? Bruna, quando vado su a mezzanotte. Anche il bimbo, intanto dorme sempre quando lo vedo io. Quindi dobbiamo fare piano perché sta dormendo. Ok, ci siamo tutti? È arrivata anche Sessia, perfetto. Eccoci qua. Quadro completo. Allora,
Bruna che fa la regista, vai giù e dici se siamo tutti a posto. Minute, hour, bigger, better, stronger, power.